Bentornati, visto che è stato molto richiesto nei messaggi che ho ricevuto, continuerò a parlare del videomaking, 5 tip, quindi 5 consigli su come io registro i miei video delle auto, principalmente supercar. Per chi fosse già iscritto sa che porto auto di un certo tipo, per chi non lo fosse consiglio di iscrivervi e magari andare a vedere i miei vecchi video. Quindi bando alle ciance ragazzi, buttiamoci subito dentro e vediamo di cosa si tratta. Sono convinto che le auto hanno un'anima e quindi di queste auto che portiamo, che porteremo sul mio canale, sul vostro canale, dobbiamo raccontare una storia che le valorizzi. Potete chiedere a qualcuno che vi presta un'auto, magari un amico che sa che fate dei buoni video. Per questo vi dico di cominciare prima a fare buoni video e poi magari aspirare a qualche supercar da portare sul vostro canale. Però se non avete ancora questa opportunità, arrangiatevi con la vostra macchina. L'importante è che tu vada a valorizzare quello che hai, al massimo. Vi faccio un esempio, sono un grande chef, non ho fatto la spesa, apro il frigo e c'è l'eco, perché non c'è niente, ho veramente due ingredienti. Se riesco con quei due ingredienti a fare una grande ricetta, vuol dire che sono creativo, che ho fantasia, che sono un grande chef. Ecco, voi dovete fare la stessa cosa con il videomaking. Non abbiamo una macchina fotografica eccezionale, non abbiamo le GoPro, non abbiamo un gimbal per stabilizzare l'immagine, non abbiamo neanche un'auto chissà che, però abbiamo una grande fantasia e da qui scattano i miei 5 consigli per far diventare il vostro video un video più bello. Tip numero 1, consiglio numero 1, la storia. Ragazzi, la storia è di fondamentale importanza. Cercate di portare l'ascoltatore a bordo della macchina con voi. Fate in modo che le vostre emozioni buchino lo schermo e arrivino direttamente all'ascoltatore. Come si fa a fare questa cosa? È semplicissimo. Se voi vi emozionerete durante le riprese del video, quel messaggio arriverà da solo, senza dover fare chissà che. L'importante è essere veri, reali, sinceri. Non sempre funziona, ci vuole un pochino per riuscire a fare questo, però l'importante è che voi siate consistenti. Una volta che cominciate, ragazzi, dateci dentro, non mollate. Tip numero 2, consiglio numero 2. Lo sfondo. Vi faccio un esempio qui nei B-roll. Ecco, guarda questa 350Z. Se l'avessimo fotografata dentro a un garage, probabilmente il video non avrebbe avuto lo stesso sapore. Ma posizionata lì davanti a quel lago bellissimo, ovviamente immersa nella natura, ha tutto un altro sapore. Prende un fascino molto più intenso. Quindi io vi consiglio di andare a cercare degli spot, dei luoghi che siano molto belli come sfondo. Guarda quest'altro esempio dell'M3. Fotografata sotto casa e paragonata a questa inquadratura fatta a Farfa in questo borgo medievale bellissimo. Ricordate ragazzi che c'è una posizione dalla quale la macchina sembra più bella, quindi andiamo a cercare quella posizione e poi scattiamo. Tip numero 3, consiglio numero 3, la luce. Sappiate amici, amiche, chissà che ci fosse anche qualche ragazza che mi ascolta, che la luce è importantissima. La fotografia del video dipende molto dalla luce. Se la luce è sbagliata, vi potete anche inventare i mostri, ma non riuscirete mai a catturare qualche super immagine. Cerca di registrare nelle prime ore del mattino o al tramonto, le famose golden hour, perché se registri quando il sole è molto alto, tipo a mezzogiorno, fai fatica. Sai perché fai fatica? Perché il range dinamico, quindi la gestione degli shadows e degli highlights, delle ombre e delle luci di alcune camere professionali, ok, reggono ancora, va bene. Ma se tu hai una GoPro o un telefonino, insomma, lì potresti avere delle immagini o troppo scure o troppo bruciate. Troppo tecnico? Parlo come mangio? Bello di casa, alzate presto la mattina oppure ti vai a fare le riprese al tramonto. Sappi però che al tramonto c'è poco tempo, quando tramonta, poi che fai video al buio? Quindi secondo me qualche alzataccia, qualche sacrificio per fare bene i video lo devi fare. Se proprio dovessimo registrare delle immagini a mezzogiorno all'aperto, quando il sole è molto molto alto, usiamo dei filtri, no? Ve lo dice una persona che un anno fa ha comprato la sua prima macchina fotografica, una APS-C, una Sony Alpha 6004. Non sapevo fare niente, né una foto né un video. Sono andato da Riccardo, ciao Riccardo, un mio amico fotografo professionista, che mi ha dato delle dritte come io le sto dando a voi. Mi ha detto: guarda, questi sono gli ISO, questa è l'apertura del diaframma più o meno aperto, bla 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 bla, un'infarinatura generale che è durata un paio d'ore, che mi ha permesso perlomeno di accendere la macchinetta e registrare il primo video.
alla meno peggio, ma si comincia così. Da lì ovviamente io mi sono gasato e ho cominciato ad aprire video su YouTube. YouTube, ragazzi, è una fonte di informazioni incredibile che vi esorto a sfruttare, dove sono andato un po' più nel dettaglio. Sono arrivato anche al Final Cut, insomma tutta una serie di cose di cui parleremo più avanti. Adesso basiamoci sul fatto che io ero un anno fa totalmente a zero, totalmente inesperto. Se l'ho fatto io lo potete fare voi anche meglio di me. E da qui, ragazzi, arriviamo alla mia tip numero 4, consiglio numero 4, il suono. E qui, ragazzi, sfondiamo una porta aperta con me, perché questo è proprio il mio settore. Come vi dicevo nello scorso video di giovedì, io sono ingegnere del suono e reputo che la qualità dell'audio all'interno dei video sia almeno il 50% come importanza. Sappiate, ragazzi, che più mi allontano dal microfono, più il microfono catturerà il suono dell'ambiente, quindi la mia voce sarà più lontana, meno intensa, più impersonale. Sarò, vedi, se parlo qui, la qualità dell'audio è inevitabile che diminuisca, mentre se io mi avvicino e continuo a parlare nel microfono, senti, cambia completamente anche il corpo della mia voce, cambia, diventa più grande. Negli alti, nella parte alta delle frequenze della mia voce, il suono diventerà più cristallino. Dai 2 kHz ai 5 kHz avremo più presenza nella mia voce. Anche il corpo sotto sulle basse frequenze a 200 Hz diventerà più rotondo, più bello, perché sto parlando veramente very close to the mic. Ci sarà quasi un effetto di prossimità dove le basse andranno ad aumentare troppo. Però, vabbè, questo è un discorso più tecnico, lo prenderemo più avanti. Ecco, vi faccio l'esempio. Check, 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 check. Più sono lontano, più l'audio della mia voce sarà brutto, mentre se mi avvicino diventerà più bello. Sto giochino lo potete fare con tutto. Non so se avete mai visto i video ASMR, quelli hanno tutti i suoni molto molto vicini al microfono. È perché catturi tutto, senti tutto quello che c'è bene, lo senti bene in maniera cristallina. Poi in fase di post-produzione gli dai un po' di editing, un po' di equalizzatore, un po' di compressore. Parleremo pure di quello. Attenzione quando siete troppo vicini, che potrebbe saturare. Dobbiamo trovare un buon livello di bilanciamento per avere il massimo segnale in ingresso, quindi in input, in acquisizione di suono. Acquisire un livello di volume ottimale che si avvicini al giallo, ma non vada mai sul rosso. Cioè che sia il massimo livello possibile di input, di acquisizione del suono, prima della saturazione. Quando va in rosso, satura e distorce. Troppo tecnico. Fermiamoci, lo riprenderemo nei prossimi video. Avendo un'ottima acquisizione di suono, saremo più dentro al video. L'ascoltatore apprezzerà di più, ve lo assicuro. Stanze asciutte quando si parla, quindi eco, riverbero da evitare assolutamente. Molto buono è l'audio quando siamo all'esterno, perché non si creano eco fluttering nelle stanze dove la nostra voce o i nostri suoni rimbalzano tra una parete e un'altra, rinforzando il suono e quindi creando quei disturbi di eco, di riverbero anche, che non sono proprio fantastici. Se ci fate caso, nelle radio sentite sempre quel suono della voce molto secco, asciutto, diretto, pulito, che impatta, perché hanno curato gli ambienti all'interno, magari mettendo dei componenti fonoassorbenti, come dei banalissimi piramidali. All'esterno questo non succede, perché il suono che noi emaniamo, produciamo, va via, si disperde all'esterno, si disperde, non rimbalza da nessuna parte, e quindi è un suono pulito. Abbiamo però il problema del vento all'esterno, quindi si usano questi dead cat. Questi dead cat qui, sono ottimi per il vento. Se non ci fosse questo attrezzo, ecco cosa succederebbe. Con questo attrezzo qui evitiamo quel suono, quel suonaccio lì, che poi andrebbe a rovinare completamente la nostra clip e diventerebbe inutilizzabile. Anche quando usiamo i microfonini tipo LavMic, i lavalier, quelli piccolini piccini che si attaccano con la clampettina, si mettono dei piccoli dead cat così, che insomma, meglio il dead cat piuttosto che la spugnetta. La spugnetta non funziona sempre bene.
Quindi ragazzi, questa era la mia quarta tip che parla del suono. Chiudo dicendo che il suono è la parte più emozionale del video, che abbinata alle giuste immagini e alla giusta musica, amici miei, crea l'emozione. L'emozione di cui noi tutti abbiamo bisogno, perché per rimanere incollati dietro allo schermo dobbiamo essere in qualche modo coinvolti, trasportati da quello che io vi racconto, che voi mi racconterete e che ci raccontano tutti i creatori di contenuti e anche nei grandi film. Vabbè, mo sto dilagando, però è proprio un bel mondo. Quinta ed ultima tip, ragazzi, ci siamo quasi, volevo raccontarvi degli attrezzi, dei tool che io utilizzo, che sono veramente utili. A partire, amici miei, dallo skateboard. Ecco, questo qua è uno skateboard della Max Find, che adesso vi accendo, che sicuramente alcuni di voi avranno già visto in un video, col telecomando, vedi? Ha quattro velocità. La quarta, ovviamente quella che utilizzo io da matto, arriva fino a 40 km/h e ti puoi veramente far male. Però a me questo skate serve perché quando seguo le macchine per strada do più dinamicità all'immagine. Mi metto molto basso, 4-4 sulla tavola con il gimbal e la telecamera in mano e riesco a catturare delle immagini tipo questa. L'altra grande particolarità di questo skateboard è che, oltre ad andare avanti, frena. Se tiri indietro questa levetta qui, lui frena. Ok, tutta velocità, ora freno. Che cosa fa questa cosa? Mi permette di seguire le macchine anche in discesa. Immaginate uno skate normale, non elettrico, che prendo velocità con la telecamera in mano, il gimbal, e poi a 30 all'ora non so più come frenare e mi ammazzo. Mi è successo, mi sono pure fatto male. Invece con questo skateboard qui posso accelerare, rallentare, seguire le macchine anche fino a 40 km/h, che è molto pericoloso, ovviamente in strade chiuse o dove non ci sono macchine, e mi dà l'opportunità di catturare delle immagini che poi andrò anche a rallentare in fase editing. Quindi creare delle rampe, di cui parleremo nei prossimi video, nel speed ramping, e avere un'immagine totalmente dinamica, bellissima, in movimento. Mi muovo io, si muove la macchina e crei delle immagini epiche, fondamentalmente quello discorso. Quindi nel mio quinto consiglio che vi do c'è lo skate come prima cosa. Poi questo attrezzo qui, ragazzi, guarda che fa, flippa di 180 gradi la mia GoPro. Tra l'altro questo Media Mod qui ha un microfono davanti e un microfono dietro, che è molto utile per quando noi andiamo a fare le interviste, perché quello che sta davanti a noi riceve l'audio dal microfono frontale e quando noi facciamo le domande il microfono posteriore riceve il nostro audio. Questo attrezzo qui si chiama Spivo e io l'ho comprato su Amazon. Penso di riuscire a darvi il link in descrizione. Con questo puoi dare veramente tanta dinamicità ai video, perché stai magari correndo, ti inquadri, dici due o tre fesserie e poi arrivi vicino all'auto, boom, e lo flippi, e quindi crei questa transizione analogica reale dell'immagine. Vabbè, questa è una cosa che a me diverte molto, io la uso spesso, è una piccola tip. Oltre a questo c'è anche quest'altra cosa. Questo, attaccando una GoPro, lo puoi utilizzare per fare delle inquadrature dei pedali. Troppo bello vedere quando qualcuno fa il tacco punta. Questo qui è totalmente snodabile. Lo puoi attaccare anche al manubrio della bici, lo puoi attaccare a un roll bar della macchina, lo puoi attaccare su dove ti pare. Fondamentalmente questa è veramente molto molto, diciamo, ha una grande tensione questa molla qui, quindi stai sicuro che non cade. Poi ci sono ovviamente le ventose da mettere sul parabrezza frontale, dove poter attaccare sempre la GoPro, oppure una ventosa del genere con una testina un pochino più snodabile per permetterti di avere inquadrature diverse dalla GoPro, da attaccare sul paraurti posteriore e far vedere magari lo scarico, far sentire il suono dello scarico. Questa ventosa un po' più professionale, che tiene un po' più di peso per le mirrorless, le telecamere, quella che sto, la mia Canon R6 che uso lì, che si attacca sempre ai parabrezza e ti permette di avere qualche inquadratura
di te che guidi. Per me lo skate è più comodo perché io non so andare in pattini o rollerblade, quindi io consiglio lo skate, ma i pattini o i rollerblade sono ancora più comodi. Quanto devono essere larghe le lenti che utilizziamo per riprendere le macchine? Ne parleremo nel prossimo episodio, sempre di questo format, giovedì prossimo. Nel frattempo tu studia, mi raccomando, altrimenti come facciamo a fare video buoni? Noi ci vediamo domani, poi domenica e ovviamente in questo format giovedì prossimo. Vuoi farmi un regalo? Metti like al video, commenta qui sotto, fammi sapere che ne pensi, se ti è utile. Continua a farmi domande così io prendo spunto e faccio altri video. Iscriviti ovviamente al canale se sei nuovo, se invece non sei nuovo è sempre un piacere vederti. Ciao, alla prossima!